sera siamo stati allertati dalla sala operativa della Protezione Civile, ci siamo recati sul posto e abbiamo subito chiamato anche la nostra squadra specialistica per le emissioni per l'inquinamento atmosferico. Già la sera dell'incendio abbiamo fatto alcune misure speditive attraverso appunto campionatori che possono essere utilizzati in campo e poi la squadra appunto specialistica ha posizionato un campionatore che ha potuto prelevare un campione per 12 ore. Questo campione è stato inviato al laboratorio nella giornata di ieri e su questo campione verranno analizzate diossine, furani e idrocarburi policiclici aromatici. Ovviamente per avere i primi esiti ci vuole del tempo, non sono analisi immediate, ma appunto appena avremo gli esiti ne daremo riscontro. Tenendo conto poi della durata dell'incendio, tolto il primo campione, ieri, nella tarda mattinata di ieri, ne è stato posizionato un altro che campiona per 24 ore, in modo da vedere sia diciamo il momento più critico dell'incendio, sia la sua evoluzione nella concentrazione di questi parametri. Abbiamo scelto la posizione più idonea per valutare poi appunto le possibili interferenze. Fortunatamente nella serata c'erano condizioni meteo che portavano la colonna di fumo verso l'alto e quindi hanno impedito che il fumo ristagnasse sull'area, per cui questa è stata una condizione favorevole diciamo per le conseguenze dell'incendio. Quando arriveranno i primi risultati certi? Allora, le analisi su questi parametri richiedono in genere circa 72 ore, per cui credo che fra lunedì e martedì ci saranno i primi esiti. Poi oggi è stato prelevato il secondo campione, quindi di conseguenza le analisi saranno nei giorni successivi. Insomma.